Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television, da Daniel per un nuovo video dedicato al gioco mobile di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Come vedete, come avevo promesso nel precedente video, è area di pullata, infatti quest'oggi andremo a pullare sul Dokkan Festival di Goku Ultra Istinto con l'aggiunta di Jiren, che al momento ancora non può andare a tour, quindi non può avere il suo Dokkan Awaken, però noi proviamo lo stesso a trovarlo, perché all'interno di questa batch avremo anche la possibilità di trovare dei personaggi che mi interessano. Andiamo infatti a vedere un momento i personaggi che sono all'interno di questa batch. Abbiamo ovviamente Goku Ultra Istinto, il personaggio di Raid Up, ovviamente il nuovo personaggio di Jiren, che è un STR Super. Abbiamo poi Golden Freezer Angel, personaggio su cui punto molto, già avevo provato a cercarlo nella batch precedente, ma non ci ero riuscito, nella batch appunto a lui dedicata. Poi abbiamo le tre Saiyan dell'universo 6, in realtà sono due, la terza è una fusione, ovvero Kale, Kefla e Caulifla, delle quali non ho ancora nessuna. Ed infine abbiamo la nuova C18 Tech, che per il momento è una bella cacca. Beh, direi bando alle ciance e cominciamo queste pullate. La prima summon a costo di sole 40 stone anziché 50 ci permette di ottenere come sempre 10 personaggi e dopo 3 multisummon avremo una multisummon gratis, e questo sarà il nostro giro di oggi. Quindi prima multi da... oh, tra l'altro non è caduta nessuna navicella né trasformazione. Ok, la trasformazione c'è. Super Saiyan 1, 2, Super Saiyan 3, roba grossa probabilmente. Vabbè, è un SSR assicurato a multi, per cui potremmo anche sfigare alla grande. Intanto abbiamo Zarbon, Bardak, Super Saiyan, utile per il farming più in là. Oh, l'ultima Zangia, così la porto S10. Oh, oh, Kefla, bene, cominciamo bene. Mister Satano, Hercule. Questo Goku non ce l'ho, però va bene. Kiki via. C17, va bene. Trunks, madonna, basta. Oh, oh, oh no, che errore. Che errore questo Junior, mamma mia. Vabbè, è già la seconda volta che mi capita. La prima volta nella batch dedicata proprio alle Saiyan dell'universo 6, allo scontro da universo 6 e universo 7. Speravo di trovare appunto Kale o Caulifla, invece ho trovato quella sella di Junior che ho già buttato. Questo qua vediamo un po'. Intanto andiamo con la seconda multi. Poi dice una disponibile, in teoria sarebbero due, vabbè. Una, due navicelle, la fame nel mondo, Super Saiyan Rainbow Release e andiamo. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 e stavolta si ferma. A volte ho trovato di meglio col Super Saiyan 2, col 3 di nuovo Bardak, bene, teniamoli da parte. Cell, da buttare, da baba. C18, questa qua la potrei usare per aumentare l'SA della SSR Android 18 del futuro. Dodoria a baba, tranquillamente. Radish, ce l'ho anche S10 questo, tanto per dirvi. Questo Goku è inutile al momento. Krillin, mamma mia, coi capelli. Krillin senza capelli mi pare giusto. Pan, ma non trovo, mi sto mettendo da parte tutte queste panne, ma non... oh, Caulifla, Super Saiyan 2, ottimo che mi manca, però non sto trovando Jiren e neanche Golden Freezer, che sono i miei due obiettivi. Abbiamo l'ultima summon da 50 stone e poi quella gratis, quindi andremo a chiudere così con queste due multi finali. Siamo a metà dell'opera, speriamo ancora, abbiamo ancora 20 PG, speriamo che almeno uno di questi 20 sia o Golden Freezer o almeno Jiren. Per ora abbiamo trovato Kefla e Caulifla, non Kale. Rainbow Release di nuovo, niente Super Saiyan. Non si è trasformato, attenzione, quindi si spaccherà lo schermo. Oh, eccolo qui, bye guys. Oh, vabbè, Barter che ci dice vatte la piana del cu. E vabbè, oh, ma questi sempre, Trunks e Goten, questi due sempre. Neanche ho il Gotenks da farmare, li ammucchio pure questi. Un'altra C18, Yamcha, bello.
Cell da buttare. Oh, Kale, senza break screen, ma Kale, buono, abbiamo trovato tutte e tre le Super Saiyan del sesto universo, ma nessuno dei primi tre. Vabbè, abbiamo Zarbon, prima nappa. Vegeta. Oh, Goku Ultra Istinto e si porta l'Ability 1, e vai! Beh, mica male questa ulti, dai, non è uscito quello che cercavo, ma una Kale e un Goku Ultra Istinto ce li siamo portati a casa. Stiamo trovando parecchi PG della Batch, la faccia di chi dice che l'SSR assicurata è difficilmente della Batch, noi ce ne abbiamo già 4. Ultima multi, quindi quella gratuita, e speriamo che questa ultima multi troviamo quello che cerchiamo. Non posso lamentarmi di quello che ho trovato finora, però quello che cercavo non esce quel dannato Golden Freezer Angel. Mister Satan a sinistra si dica porta bene. Concentriamo tutta la nostra aura in questo colpo finale Super Saiyan 2 e finisce con C19. Goten del futuro, del GT. C17 Frost, che ho già SA10 tanto per avercelo. Oh, un'altra Kale, vabbè, Ability 1. Ability 1 Kale, Babidi una monnezza. Basta Zangia, bastava quella di prima. Junior R, bella cacca. Oh, i hit. Siamo riusciti a trovare Hit nella batch 2, non è il retap. Se ce l'ho adesso potrei portare. Ah, anche questo Goku. Vabbè, dai. Ma questo aveva mezza, ce l'ho ad Ability 3, adesso con questo Ability 1 e SA2. Robetta, insomma. Vabbè, ragazzi. Direi che c'è andata a me. Abbiamo trovato personaggi che quantomeno mi mancavano. Non è uscita C18 per fortuna, quella dell'evento, ma non è uscito neanche Jiren né Golden Freezer. A questo punto non so dove andare a ripescare questo Golden Freezer. Non penso che spenderò 3 stones su questa patch. Come ho detto, essendo free to play, non intendo sprecare tutto per questa, anche perché puntavo molto su Bardock, Super Saiyan 3, che è ancora tarda ad arrivare. Secondo me arriverà verso metà giugno. Poi vi dico anche perché, magari in un futuro video, però questa è la mia previsione. C'è una motivazione di fondo a tutto questo. Magari ne parleremo in futuro. E niente, vabbè, adesso abbiamo una Kale Ability 2 che dovrò dargli purtroppo Yotkai per pomparla, perché se no non si può farmare. Caulifla si può farmare, quindi toccherà iniziare il farming di Caulifla. Più Kerla, anche quella Ability 3 senza SA. Vabbè, vedremo. Quindi queste erano le nostre pullate sulla batch di Goku Ultra Istinto e Jiren. Ci vediamo prossimamente con nuovi video, tanto ci saranno delle altre run da fare contro Goku Ultra Istinto, ci saranno da fare in futuro altre summon quando arriverà, si spera, Bardock Super Saiyan 3 appunto. Poi ci saranno anche le summon future dell'anniversario, che dovrebbe essere a luglio, ma stiamo già parlando troppo in anticipo. Anche se su quello non sono convintissimo di pullare, si pulla per trovare delle LR, quindi il rate delle LR è sempre basso, quindi si rischierebbe di buttare stonze e basta. Vabbè, io direi che può bastare qui per oggi, ci vediamo come sempre in un prossimo video e io vi saluto, alla prossima!